Ed è il momento del ciclismo rosa sul circuito degli Assi e del Colle di Calenzano, perché queste immagini si riferiscono ormai alla partenza per quanto riguarda la categoria donne esordienti, con 50 iscritte e con 40 partenti. Si apprestano a dar vita a questa gara che è lunga 21 chilometri. In pratica sono 6 giri di questo anello che misura 3 km e 400 metri. Ormai tutto è pronto. Mauro Bondi, che è il giudice di arrivo, controlla le ultime firme prima di dare inizio praticamente a questa prova, che tra l'altro è valevole come campionato provinciale fiorentino per quanto riguarda la categoria esordienti. Anche in questo settore femminile ci sarà una classifica assoluta con la vincitrice della gara e poi la separazione tra le donne del primo e quelle del secondo anno. Il via è stato appena dato, seconda gara del ricco programma organizzato dalla Foscovessi di Calenzano, e vediamo subito in questo momento il numero 24, Irma Siri dell'Accadeo, una delle formazioni che ormai da tanti anni sono impegnate con l'attività femminile, seguita dalla Guadagni, poi naturalmente dalle altre atlete che hanno appena preso il via, 40 in tutte in questa che è definita 71esima Coppa Comune di Calenzano, che in pratica è la denominazione per tutte le gare, e poi Pasquetta in rosa, e in questo caso giornata rosa, perché appunto sono impegnate le rappresentanti femminili. Lo dicevamo in occasione del servizio sulla categoria esordienti maschi, che anche per questi atlete il campionato italiano sarà a Chianciano Terme nel primo fine settimana del mese di luglio, 6 e 7, quindi ci sarà un'occasione ulteriore di conferma per le atlete toscane a livello nazionale. Ce ne sono alcune che promettono sicuramente bene. Intanto abbiamo visto la Frugoli con il numero 1 e la maglia della Foscovessi, che ha al via anche la Ilaria Leardini e Caterina Senesi. Queste immagini sono riferite al terzo giro, sono stati percorsi 10 km e 200 metri, il gruppo è compatto. Quindi siamo in pratica a metà gara, perché i giri in programma sono 6, questo è appunto il terzo giro. E vediamo con il numero 27, Beatrice Bertolini, un'atleta pisana di calci della MB Victory Team, protagonista brillantissima l'anno scorso sia su strada che su pista, un'atleta che sicuramente è tra le più forti e più quotate in campo nazionale, mentre a fare l'andatura con il numero 29 è Alice Verri, che è della Polisportiva Molinella, una formazione emiliana. Si continua a viaggiare ad una media che è attorno ai 33-34 orari a gruppo compatto. Ora siamo praticamente a 2 giri dalla conclusione, e prova questo allungo Federica Venturelli della Cicli Fiorin, altra società di riferimento per quanto riguarda l'attività femminile e giovanile. Ora con il numero 46 invece Giulia Coppi, che è della Team NPM Chianciano, ovvero la società che organizzerà la rassegna tricolore di cui parlavamo qualche istante fa. Ed eccola infatti in questo momento Giulia Coppi transitare dal traguardo di Via delle Cantine, poi lo abbiamo detto si tocca Via delle Vigne e quindi Via del Colle per tornare in zona arrivo. Si sta sgretolando il gruppo che aveva marciato compatto, arriva anche la Bertolini, poi arriva con il numero 10 Lucia Romeo Brillante della ciclistica Bordighera, la vediamo assieme alla toscana Bertolini, stanno cercando di replicare queste due atlete all'allungo che viene portato ancora da Federica Venturelli della Cicli Fiorin, una atleta sicuramente interessante, già protagonista in passato per quanto riguarda l'attività
atleta classe 2005, quindi è una 14enne, è una esordiente del secondo anno, la Venturelli, che comunque ha fatto bene già anche nella passata stagione, e ora la vediamo impegnata in questo tentativo che sta effettuando quando sta percorrendo il penultimo giro, e questa è la zona un po' più insidiosa dal punto di vista del circuito, con una S che viene affrontata in questo momento dalla battistrada, che ha una decina di secondi di vantaggio su questo terzetto, un terzetto che comprende la pisana Bertolini e poi la numero 46 Giulia Coppi, e avete visto poi con il numero 10 anche la Brillante. Queste sono le tre inseguitrici della battistrada, mentre stanno cercando di rinvenire altre atlete. Una fase importante perché l'attacco della Venturelli ha sgretolato il gruppo che aveva marciato tranquillamente in pratica per una dozzina di chilometri. Ora invece, quando siamo soltanto a poco più di 5 chilometri dal traguardo, questa azione decisa da parte della Venturelli, che sicuramente sta lasciando il segno. Dietro si cerca di replicare, e ora stanno arrivando altre inseguitrici. Potrebbe essere un arrivo importante, perché sono in 4 che si aggiungono alle 3, e quindi ora sono in 7 ad inseguire, e sono chiuse dalla numero 6 Sorrentino, che è in ultima posizione. Quindi 7 inseguitrici della scatenata Federica Venturelli della Cicli Fiorini, che sta comandando questa 71esima Coppa Comune di Calenzano, Pasquetta in rosa sul circuito calenzanese. Ora anche la Brillante ha dato il cambio, poi si è spostata, mentre continua a rimanere in ultima posizione la Sorrentino con la maglia dell'Unione Ciclistica Foligno, e avanti a lei abbiamo anche Camilla Lazzari, che è del Re Artù General System, altra società molte volte protagonista nel ciclismo femminile, non soltanto quello squisitamente giovanile, com'è questa gara che si corre qui a Calenzano. Vediamo questo tratto in discesa, è la seconda parte del circuito che porta poi nella strada più ampia e verso il traguardo, con la numero 46 Giulia Coppi sempre in ultima posizione, mentre stiamo rimontando quelle che si trovano alle spalle della solitaria battistrada, e si impegna molto, lo vedete, col numero 24 Irma Siri della Cadeo, eccola qua l'atleta della formazione piacentina lanciata alla caccia della scatenata Federica Venturelli, che noi andiamo a recuperare giustamente prima che torni a transitare dalla zona del traguardo. Ed eccola qua, numero 25 di gara per questa atleta, che sta viaggiando verso il successo, 25 secondi di vantaggio nei confronti dell'inseguitrice, nata il 12 gennaio del 2005. Federica Venturelli va ad affrontare il tratto più impegnativo di questo circuito di Calenzano in questa gara, che ha controllato nella prima parte e poi ha lanciato il suo attacco, che sembra essere davvero vincente. Naturalmente Cicli Fiorin per la squadra che ne difende i colori, mentre sta ricevendo gli applausi, l'incitamento anche delle allieve, che poi appunto scenderanno successivamente in gara su questo anello, mentre si alza per un istante in sella per ravvivare la sua andatura prima di transitare dalla zona del traguardo, che lo vedete in lontananza è a 150 metri. Dunque inizia l'ultimo giro per Federica Venturelli della Cicli Fiorin. Alle spalle abbiamo lasciato 7 inseguitrici con le toscane Coppi e
Bertolini, ma il vantaggio per la battistrada supera già i 30 secondi, quindi un margine abbastanza buono quando mancano 3 km e 400 metri alla conclusione della Beatrice Bertolini, che sta facendo l'andatura. Chiude invece Giulia Coppi del team NPM Chianciano. Stanno transitando dalla zona del traguardo, dove abbiamo Giacomo Martelli che è direttore di corsa con Saverio Metti, il giudice di arrivo è Bondi, mentre alla spicciolata stanno passando le altre atlete. Naturalmente la fatica si fa sentire, l'impegno su questo circuito è stato evidente per gli atlete scese in gara. Ormai queste sono le ultime atlete che vanno ad iniziare la tornata conclusiva, mentre tra non molto dovrebbe giungere sul traguardo la splendida protagonista e dominatrice di questa gara, vale a dire Federica Venturelli, che in tutta solitudine si appresta a tagliare il traguardo, perché ha ancora 38 secondi di vantaggio all'ultima segnalazione, quindi un vantaggio di tutta sicurezza. Ed eccola infatti in questo momento l'atleta della Cicli Fiorin, che va a cogliere in assoluto il successo, un successo che non si discute, si è dimostrata la più forte e quindi va ad ottenere il successo, mentre sarà interessante vedere anche chi si aggiudica i posti d'onore. E poi ricordiamo che la Brillante, che era nel gruppetto delle inseguitrici, è del primo anno e quindi dovrebbe essere lei, ma c'è anche la Siri, ma intanto ecco qua la Bertolini che giunge seconda, poi la Lazzari, quindi la Coppi in quarta posizione, e poi la Urbinati, la Sorrentino, quindi la Zanzi che va a chiudere. Ora stanno arrivando anche le altre atlete sul traguardo al termine di questo impegno. Fabio Tani è il presidente di giuria di questa manifestazione, mentre arrivano ancora concorrenti che porteranno a termine la prova. In pratica saranno complessivamente 33 gli atlete che portano a termine la prova. E intanto attenzione, arriva una maglia della Fosco Bessi di Calenzano e quella di Caterina Senesi, eccola qua, undicesima posizione, è lei la campionessa provinciale fiorentina per la stagione 2019. Per quanto riguarda gli atleti del primo anno, Federica Venturelli ha vinto in assoluto, mentre invece è Lucia Romeo Brillante della Ciclistica Bordighera la prima per quanto riguarda gli atleti di 13 anni. Lucia, vinta la prova del primo anno, soddisfatta? Sì, molto. Percorso davvero impegnativo quest'oggi? Sì, c'era tanta salita e era abbastanza ondulato. Il vento è stato importante? Sì, perché avevo anche le ruote a profilo alto, quindi mi facevano sbandare. Caterina Senesi, nuova maglia da campionessa provinciale, vincere questa maglia in casa, soddisfatta? Sì, moltissimo, non me l'aspettavo, però è andata bene. È stata una gara molto controllata nella prima parte, poi due giri dalla fine è completamente esploso il gruppo. Sì, infatti agli ultimi due giri ero molto affaticata perché reggevo molto bene, però ho dato il massimo e la maglia è arrivata. Federica, una bella vittoria quest'oggi, dicevamo anche con le tue colleghe, gruppo che si è controllato per praticamente i primi quattro giri, due giri dalla fine, esplosa la corsa e hai attaccato. Sì, allora, per i primi quattro giri appunto la corsa è stata molto tranquilla, anche la salita l'abbiamo affrontata senza scattare, andando regolarmente, ma agli ultimi due giri, dato che io non sono molto forte in volata, ho provato a scattare e sono riuscita a allungare il gruppo in salita e poi a rimanere da sola sul falso piano.